Ragazzi e ragazze e ragazze e ragazzi, buonasera a tutti quanti. Questo è Vespertili, ovviamente, chi altri potrebbe essere con la maschera nel mio canale? Questo è Vespertili. Torno da poco, poc'anzi, da presto, insomma, sono tornato dal cinema, a vedere un film che gli italiani, come al solito, di cui gli italiani come al solito hanno devastato il titolo, perché il titolo originale è L'alba del pianeta delle scimmie. Ma siccome avevano già dato questo titolo al film del 2011, che in realtà è L'ascesa del pianeta delle scimmie, hanno dovuto fare un po' di bordello e quindi sono andato a vedere com'è Planet of the Apes Revolution, cose assurde. Quindi ho visto Apes Revolution. Allora, raccontiamo un po' di retroscena, perché a Vespertini piace perdersi in questi discorsi che durano 50 minuti. E io ogni volta, scusate, sono curioso, ogni volta che vedo le mie visualizzazioni salire, mi chiedo, ma c'è davvero qualcuno che guarda 50 minuti di me che parlo? Ma davvero c'è qualcuno, qualche... Non lo so, qualcuno che ha tanto tempo libero o qualcuno che sta guardando i miei video perché mi crede stupido, perché mi vuole sputtanare, o qualcuno che guarda i miei video perché è genuinamente interessato. Ma c'è davvero qualcuno che guarda 58 minuti di Vespertini che spara cazzate? Chissà. Ad ogni modo, chiunque abbia, dico, da 18 anni in su, da 20 anni in su, conoscerà Il pianeta delle scimmie, la saga dei film. Ma quanti possono dire di aver visto tutti i film delle scimmie, delle Apes? Anni fa, 5, 6, 7 anni fa, non ricordo, vidi il primo con Charlton Heston, 1906. Scusate, io queste cose le adoro. Io credo che sia 68. Planet of the Apes 1968 con Charlton Heston. Fu l'unico di tutti i film esistenti che io vidi. L'avete visto? Non vi dico niente. Se non l'avete visto, vedetelo perché, nonostante sia del 68, dire così, nonostante, come se all'epoca facessero solo cazzate, no, no, è che più andiamo avanti con gli anni, più la tecnologia prende il posto dell'artista, dell'arte, capite? E quindi ormai è facile fare un click, creare una mappatura digitale e far sì che delle scimmie volino. All'epoca, nel 1968, quindi 78, 46 anni fa, 46 anni fa, quando dovevi fare un film dove la metà, dove l'80% degli attori erano delle scimmie, dovevi fare il trucco, dovevi costruire a mano i set, le locazioni, i costumi, eccetera, eccetera. Il pianeta delle scimmie del 1968 è un film bellissimo. Se non l'avete ancora visto, usate la scatola magica, il computer, e anziché scaricare The Vampire Diaries, oppure Orange is the New Black, o ancora Breaking Bad, scaricate Il pianeta delle scimmie e fatevi un favore. Dopo aver visto questo film, io, oh, accidenti, anche perché ero molto più giovane, non l'avevo mai visto, ma mai mi sono interessato al seguito. È stato soltanto quest'anno. È stato, non mi ricordo esattamente, fra il 2000, no, credo proprio nel 2014, quindi meno di un anno fa, che ho visto anche gli altri tre. Ho visto chiaramente anche il primo, però ci sono stati pure gli altri tre. Quindi abbiamo Il pianeta delle scimmie 1968, poi abbiamo, scusatemi, poi abbiamo Sequels e Reboots. Sotto il pianeta delle scimmie, 1970. Fate
Fuga dal pianeta delle scimmie 1971, quindi conquista del pianeta delle scimmie, chiaramente in italiano hanno tutti altri nomi, e battaglia per il pianeta delle scimmie. Quindi, ragazzi, effettivamente i film sono cinque, accidenti. Allora, Sotto il pianeta delle scimmie me lo ricordo perché è quasi più bello del primo, quasi. Fuga dal pianeta delle scimmie lo ricordo pure. Conquista lo ricordo pure. Beh, allora ragazzi, Vespertini che ha una memoria di merda. I film quindi sono cinque, i film della saga vecchia, della saga vecchia. Poi c'è stata quella cacata di Tim Burton, proprio una cacata. Doveva semplicemente limitarsi a usare le tecnologie moderne per rifare il primo. Invece io odio questi artisti di merda che devono fare le cose viste dal loro occhio, no? Le rivisitazioni, come lo stesso Tim Burton che ci ha dato quella porcheria di Alice. No, perché tu devi capire che quella è Alice vista da Tim Burton. Ma io non voglio Alice vista da Tim Burton, perché è venuta fuori una cacata. Alice vista da Tim Burton è una cacata. Tu devi fare Alice e basta. No, a quanto pare no. E poi basta con Johnny Depp, hai davvero rotto il cazzo. Dopo quella cacata immensa di Tim Burton, ne fecero finalmente, nel 2011, quindi 10 anni dopo, 2001-2011, L'ascesa del pianeta delle scimmie, che è praticamente il prequel, quindi ma come si dice prequel in italiano, ragazzi? Come potremmo dire? Perché il rifacimento, il seguito, l'antecedente, l'epilogo, l'antepilogo, accidenti, quello là, l'anteprima, l'anteposto di quello del 68. Quindi possiamo dire che cronologicamente Pianeta delle Scimmie del 2011 si posiziona prima del 1968. E quello che è uscito adesso chiaramente si posiziona dopo, ma sempre prima di Charlton Heston. Quindi funge da rifacimento, ma anche da prequel. Dico un po' di confusione, questi film di merda con le loro, sapete, i film del tempo, Terminator e Fringe, tutte queste cazzate. Cerchiamo di rimanere in tema. Nel 2011. Allora, no, scusate, mi sono perso nei miei stessi meandri. Quindi è soltanto recentemente, da meno di un anno, che io ho visto, oltre al film che già conoscevo, anche tutti gli altri, che sono stati davvero bellissimi. Questa è una saga, cioè è una saga uno più bello dell'altro. È una saga, non mi ha deluso neanche un episodio. Ed è difficilissimo fare una saga lunga in cui neanche un film faccia schifo. E al tempo stesso io non andai a vedere il rifacimento, chiamiamolo così, anche se in realtà non lo è, il prequel, l'anteposto, nel 2011. Io purtroppo, ragazzi, voglio dirvi una cosa. Io faccio sempre questa premessa, sempre, che qualsiasi cosa Vespertini vi dice, ve la dice col cuore, perché nessuno mi paga, e qualsiasi cosa io vi dico vale anche per me stesso. Perché io stesso sto sperimentando e sto vivendo adesso. Quando io vi dico qualcosa, non lo sto facendo perché voglio fare il professore. Lo sto facendo perché probabilmente meno di 2 ore fa ci ho sbattuto la testa io. E quindi vengo qui a dirvi, ragazzi, non fate la mia stessa cazzata. Voglio che sia ben chiaro. Vespertini non viene su YouTube a fare il professore. Vespertini viene su YouTube per condividere la sua vita o parte della sua vita, per condividere le sue passioni e per sperare che ci sia qualcuno là fuori che la pensa come lui. Nel 2011 io avevo la testa ad altre cose, nel 2011 io ero fuori come un balcone, diremmo, e non ci stavo proprio, ecco. Non voglio che voi pensiate, oh, Espertini, non lo so, si è suicidato, ha tentato il suicidio, andava a uomini. Era pedofilo? No, non a questi livelli. Però sapete, ragazzi, quando siete confusi, siete offuscati,
quando non vi sentite voi stessi, ecco. Ma siccome non lo sapete, in realtà voi credete di essere voi stessi e date il 10% quando in realtà potreste dare illimitato. L'avete presente, no? L'otto, illimitato. Potreste dare illimitato? Potreste dare illimitato e invece c'è qualcosa qui dentro che non fa funzionare quello che dovrebbe funzionare. Vespertili per fortuna non è più così, anche se ogni giorno è un miglioramento, non dobbiamo mai fermarci, ogni giorno deve tendere al su. Se nel 2011 io fossi stato quello che sono adesso, sarei andato a vedere Pianeta delle Scimmie del 2011. In compenso l'ho visto l'anno scorso, o nel 2013 o nel 2012, quindi l'ho visto. E quando andando al cinema vidi finalmente i trailer del nuovo, ero emozionatissimo, ho detto io devo andarlo a vedere. E anche se il film è uscito il 30 luglio, cioè più di 2 settimane fa, per fortuna c'era ancora e l'abbiamo visto, l'abbiamo visto. Siccome questa è una recensione dell'Alba del pianeta delle scimmie, o come è stato terribilmente intitolato in Italia, Apes Revolution, come se fosse Matrix praticamente, cose così. Allora, partiamo dal presupposto che io volevo farlo questo video, ma colgo l'occasione della recensione per inserire questo discorso qui. Il pianeta delle scimmie del 2011, sapete ragazzi, non importa se una cosa l'hai detta 900 volte o 1000, le generazioni cambiano, si sostituiscono. Quindi non fa mai male vedere un film dove ci viene mostrato quello che gli umani fanno agli animali e che viene ritenuto normalissimo, capisci? Capite, ragazzi? Noi umani siamo i padroni della Terra. In che senso? In che senso? Nel senso che l'essere umano possiede un cervello espanso ed è in grado di fare delle cose che le altre creature della natura non sanno fare. Per esempio, una scimmia non saprebbe mai fare un telefonino. Una scimmia non saprebbe mai fare Arkham City. Per rispondere ai miei innumerevoli fan 215, Vespertini, ma tu che ti piace tanto Batman, come mai hai giocato ad Arkham Asylum? Hai giocato alla serie di Arkham? Vespertini lo sta facendo. Ho comprato questo gioco e l'ho finito 2 giorni fa. L'ho finito. E oggi ho comprato questo. Quindi sì, Vespertini sta ovviando a delle lacune enormi. 2011? Sì, 2011. No? Sì? No? Sì? No? Più a destra? Sì? No? Figlio di una. Brutto. 2010. 2010. È uscito un anno dopo Arkham Asylum. Secondo me è 2011. Secondo me è 2011. Orbene. Orbene. Come vedete, ci ho messo 4 anni per comprare, 5 anni per comprare il primo Batman. Figuratevi, la testa era nel culo, era proprio nel cassetto. Bando alle ciance. Noi esseri umani, possedendo un cervello espanso, siamo in grado di fare, di pensare. Ecco, noi siamo in grado di pensare. Vorrei soffermarmi su questa parola, perché molti di voi diranno: che vuoi dire che gli animali non sanno pensare? Sì, gli animali pensano, ma gli animali hanno un pensiero puramente istintivo. Mangiare, trombare e cacare, scusatemi, questo è il pensiero animale. Gli animali vivono solo per istinto. L'animale vive
saziare la sua consapevolezza di sopravvivenza, ecco. Ma noi esseri umani andiamo in discoteca, compriamo la PlayStation, andiamo al cinema, viaggiamo. Un animale non viaggerebbe mai senza motivo. Gli animali migrano perché qui non c'è più un cazzo, vado di qua. Oppure qui c'è freddissimo, vado di qua. Gli animali migrano per sopravvivere. Noi invece partiamo per piacere. Quindi capite, l'essere umano, che comunque deve fare le cose per sopravvivere, cacare, mangiare e sex. Queste tre cose si devono fare e dormire, certo. Ma mentre gli animali fanno solo questo, solo, l'essere umano, oltre a fare queste cose che gli permettono appunto di vivere, perché se tutti smettessimo di trombare, l'umanità morirebbe, si estinguerebbe, e magari volesse il cielo. Noi facciamo anche altre attività ricreative. E deviate come la guerra, lo stupro, picchiare i vecchi, la tortura e altre cose. Questi sono gli esseri umani. Quindi, anche se facciamo delle cose che ci sembrano normali, perché siamo stati cresciuti consapevoli che questa cosa si fa, si fa. Vi faccio un esempio bello crudo, così. Sin da subito, ecco, per esempio, prendete una famiglia e fate sì che mamma e papà insegnino sin da piccoli al figlio o alla figlia, ai fratellini, quello che è, che il sesso anale sia normale. Sì, anche se c'è la maschera, avete capito bene, il sesso anale, però, quello là. Quella, oh, che vergogna, che sconcezze, quello che se lo dice al prete, sarai punito da Dio, 30 Ave Maria e 60 Padre Nostro, perché la sodomia è peccato, diverrai una statua di sale e finirai all'inferno e te la prendi nel culo, visto che ti piace tanto, ti piace, ti piace. Ma se tutta l'umanità fosse stata sempre abituata, come si dice, abituata, istruita sul sesso retro, noi vedremmo che non solo non sarebbe una pratica così sconcertante, ma probabilmente ne parleremo al bar. Capite? Siamo tutti bravi. L'essere umano è davvero strano, perché fino a quando si tratta di chiedere a una tua amica o a una sconosciuta mi mostri le tette, oppure di andare in giro col tanga, così proprio che tu vedi le chiappe, ma perché ti copri a questo punto? Tanto vuole mettere una conchiglia davanti, tipo Ariel, ti metti un paravagina e eviti di metterti questo filo a coda di balena, no? Però, se parli di sesso anale, ah, sei uno sporcaccione, sei un viziosetto, sei un porco, perché magari una ragazza lo prende male, anziché dirti oh che sciocchino, ti dice sei un maiale e ti denuncia. Chi lo sa? Per esempio, il sesso noi lo interpretiamo come pisello dentro la vagina, perché questo è il sesso. I bambini si fanno così, il sesso si fanno così. Il sesso anale è puramente di piacere, di seconda mano, cioè nel senso che non è di prima mano, non serve. Ecco. Gli animali non penserebbero mai a fare sesso anale. E ora già lo vedo quello, l'ho visto il tuo commento. Non è vero, è stato dimostrato che tantissimi animali sono gay. No, no, non stiamo parlando di sessualità, stiamo parlando di atto pratico. Non è stato documentato un singolo caso dove un animale, per piacere, ha vinculato un altro animale dello stesso sesso o del sesso opposto. Certo, le uniche volte in cui un maschio
ha praticato sodomia a un altro maschio, stiamo sempre parlando di animali, è stato per dominazione. I cani se la mettono nel culo, per dominazione. Capito? Stiamo bene attenti a dividere la nostra scelta di omosessualità dal regno animale, in cui animale più forte deve esercitare il proprio dominio su animale più debole. Ma se voi prendete un cervo e gli mettete accanto una femmina di cervo, voi vedrete che il cervo maschio non avrà nessun motivo di metterla nel sedere al cervo femmina, perché non è funzionale alla procreazione. Paradossalmente il cervo maschio la mette nel culo al cervo maschio, ma per un discorso di dominazio, non per piacere. Siamo noi umani che abbiamo scelto di praticare anal per piacere, per ludo, per divertimento, ludoteca. Detto questo, dalle scimmie al sesso anale, scusatemi ragazzi. Il pianeta delle scimmie del 2011 ci fa capire quello che avviene giornalmente, cioè test su animali, e che noi sappiamo, ma siccome ci viene posto talmente normalmente, lo capite ragazzi? E abbiamo fatto l'ennesimo vaccino sugli animali, va bene, adesso lo vendiamo. Abbiamo fatto il nuovo ombretto Kiko, dopo averlo messo negli occhi per 6 ore ad un coniglio, e abbiamo scoperto che al coniglio ha fatto bene questa volta. Al coniglio precedente gli ha fatto esplodere l'occhio, quindi adesso lo possiamo vendere. La società, e quindi Vespertini parla sempre di quello, ora chiudete il video, e quindi il governo ci ha abituato che noi esseri umani possediamo gli animali, e quindi noi esseri umani possiamo, sentite il potere, possiamo fare agli animali quello che vogliamo. È così. È la vita. Prendi un bel coniglietto, un bel batuffolo di pelo, gli metti un collare di metallo sul tavolo, e cominci a fargli delle iniezioni, uno, due, tre, fino a quando improvvisamente quel coniglio sta male. Tu ti domandi: ma perché? Prendi un essere vivente e lo imbottisci di agenti chimici che in natura non esistono, e stranamente al coniglio viene il cancro e gli esplodono le palle, gli si squaglia la faccia. Ma noi possiamo, perché? Perché siamo umani. Io sono umano, io posso. Tu non puoi, perché tu sei una zebra, tu sei un elefante, tu sei una scimmia. Voi siete stupidi e noi siamo intelligenti. Ecco su cosa si basa la vita, ahimè, e il pianeta delle scimmie del 2011. Fare esperimenti sugli animali finché ad un tratto questi animali prendono coscienza e cominciano a dire di no, 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 che è una parola chiave nel film Il pianeta delle scimmie, no. Cosa succederebbe, ragazzi, se un giorno gli animali decidessero di dire basta? O in questo caso no. Se avete visto il pianeta delle scimmie del 2011, saprete come va a finire. C'è Cesare, ci sono bellissime scene di rivincita, di vendetta, e alla fine le scimmie trovano il loro angolo di paradiso altrove. Non vi voglio dire nulla di particolare. E vedete, ragazzi, ora io voglio dire una cosa che condivido, ma c'è la libertà di parola, e soprattutto YouTube è un sito libero, quindi quello che io dico non solo non deve piacerti, ma non devi neanche crederci. È il bello di internet.
Dopo aver visto il film Il pianeta delle scimmie, tu ti rendi conto che in un certo senso questo film ti porta a essere vegetariano. Perché parliamoci chiaro, ragazzi, e la voglio fare breve perché non voglio che si dica che Vespertini è l'ennesimo YouTuber o l'ennesimo blogger che parla del fatto che lui è o non è vegetariano, perché ormai è una moda. Negli anni 90 c'era il sesso anale, nel 2000 c'era qualcos'altro, non mi ricordo, e adesso nel 2010, negli anni 10, c'è il vegetariano o il vegano. Dopo aver visto un film dove gli animali vengono fondamentalmente usati, tu ti poni delle domande e dici: ma io devo per forza mangiare animali? No. Però ragazzi, non badate alle ferite, poi vi racconto. No, non ho cercato di suicidarmi. Qual è, ragazzi, il motivo principale per cui noi mangiamo animali? Perché? Abbiamo ereditato l'abitudine genetica a mangiare la carne. Da chi? Da chi, chiaramente, da chi doveva per forza mangiare carne, per forza. Capite, ragazzi? Quando sentite il vostro amico o voi stessi che dite: io sono nato cacciatore, no, io senza carne non posso vivere, io sono cacciatore, io ho bisogno della carne. Beh, caro mio, beh, se tu avessi bisogno della carne, tu fra 7 ore saresti già in piedi, saresti nella foresta e staresti cacciando. Se tu fossi cacciatore. Ma andare col carrellino al supermercato a comprare la fetta di pollo, la cotoletta, non ti rende cacciatore, ti rende occidentale del 2000 con i soldi. Ma sia i soldi che il carrello nella giungla non ti servono, perché se ti trova un leone, è lui che mangia te. Quindi ragazzi, noi non siamo carnivori, saremmo una follia dire carnivori. I leoni sono carnivori, gli squali sono carnivori. Quando è stata l'ultima volta che avete mangiato 7 kg di carne al giorno? E allora non siete carnivori. Noi siamo onnivori, omnis, omnis, vorus. Noi possiamo divorare tutto. Nel senso che madre natura, nella sua infinita saggezza, ha fatto sì che l'essere umano potesse masticare e digerire tutto, anche se questa parola è sbagliata, perché ancora nel 2014 ci sono persone che hanno allergie e intolleranze e c'è gente che muore se tocca una noce. Quindi omnis vorus, sti cazzi. Ad ogni modo, noi mangiamo carne ancora nel 2014 per due motivi: perché ci piace. È perché l'industria esiste. Perché fidatevi, ragazzi, fidatevi di Vespertini con la maschera, che se voi, sto parlando con te, che se tu dovessi andare a cacciare il tuo pranzo, fidati, amico mio, che saresti vegetariano. È molto più semplice cacciare una melanzana che cacciare una zebra che lotta per la sua vita, fidati di me. Breve parentesi sul vegetariano, ritorniamo al film. L'alba del pianeta delle scimmie, Apes Revolution. L'umanità, contagiata dal virus precedente, le solite storie, no? È ridotta sul lastrico. Le città sono svuotate, non ci sono mezzi di comunicazione, non c'è l'elettricità, non c'è l'energia di cui noi umani ci vantiamo. Siamo di fatto tornati all'età della pietra. Oh, finalmente. Tuttavia, le scimmie, animali intelligenti, si sono perfettamente abituate e quindi vivono in armonia per i cazzi loro. Se non che,
questa è una recensione simile al rovinatore, quindi stiamo attenti. Se non che alcuni umani della città limitrofa, San Francisco, di San Francisco, che è effettivamente la città dall'altro lato del ponte, quindi siamo vicini, alcuni umani vogliono raggiungere la foresta perché nella foresta è situata una diga. La diga, tramite l'acqua, genera corrente elettrica. Gli umani, con la corrente elettrica, possono passarsela meglio. Se non che il territorio della diga è, come possiamo immaginare, delle scimmie. E quindi sappiamo come funziona, no? No, tu non puoi entrare nel mio territorio, ti prego, faccelo fare, poi ce ne andiamo. Succede che un umano, spara a una scimmia uccidendola e dice già è iniziata la guerra. No, non è iniziata la guerra, però questa cosa amareggia, amarezza, amoreggia gli animi. Tuttavia, uno degli altri umani dice: noi attiviamo la diga e ce ne andiamo, te lo promettiamo. E allora Cesare dice: ve lo faccio fare, ve lo faccio fare. Insomma, ragazzi, non voglio stare qui a raccontarvi il film, perché Malefica ve l'ho raccontato tutto ed era una cacata. Siccome questo è bello, non ve lo voglio rovinare. Voglio solo dire una cosa. Quindi, attenzione, dirò una cosa inerente al film. Fra le scimmie, non so se ve lo ricordate nel film del 2011, c'era Coba. La scimmia che loro presero in laboratorio dopo che Cesare se ne va, quella sfregiata, quella che poi uccide il Nero perché gli aveva fatto gli esperimenti, insomma, no, la scimmia sfregiata, Coba. In questo film vediamo due cose, una che non mi è piaciuta e l'altra che effettivamente ponderandoci più avanti l'ho gradita. In questo film vediamo come la scimmia cattiva, la scimmia cattiva sia cattiva perché gli umani le hanno insegnato ad esserlo. Infatti Cesare dice: Coba dagli umani ha ricevuto solo odio, quindi Coba conosce odio. Mentre Cesare, che era stato allevato da James Franco, non so se ve lo ricordate, Cesare è stato cresciuto meglio. Ha incontrato umani cattivi, ma ha avuto sempre l'esempio di James Franco che lo ha sempre trattato bene. Io ve lo dico, tanto se guardate il cast lo saprete, James Franco non è presente in questo film e trovo che sia una cacata enorme, enorme. A me questo attore piace molto, ma secondo me lo sfruttano poco. Sarebbe stato bello vedere James Franco anni dopo ritrovarsi con Cesare, ma non è successo. In compenso c'è Gary Oldman, così, che dopo aver fatto Batman viene qua sul pianeta delle scimmie. Quindi, vediamo due cose. Cobb, che è l'opposto di Cesare, perché Cesare vorrebbe regnare in pace, ma in eguaglianza. Cobb, che invece è incazzato nero, perché dagli umani ha ricevuto soltanto odio, cattiveria, paura, dolore. Cobb odia gli umani, li odia. Assolutamente. E poi però vediamo un'altra cosa. E io questa cosa non mi è piaciuta, ma ripensando a Coba la posso tollerare. Praticamente vediamo come le scimmie si comportino da umane verso gli umani. Mi spiego meglio. Vediamo come le scimmie si comportano in maniera cattiva, cattiva verso gli umani. E quindi va a finire che per proteggersi da qualcuno che è un pericolo, le scimmie diventano come gli umani. Ecco il paradosso da cui bisogna sempre stare attenti. Tu odi qualcosa, ma per combattere quella cosa tu diventi come quella cosa e non dovrebbe succedere mai, mai. Anche il discorso di Batman, ragazzi,
Vi ricordate Batman Begins quando Bruce Wayne guarda la pistola, rendendosi conto che sparando a Carmine, no, a Joe Chill sarebbe diventato come lui? Stiamo attenti. E si vede la scena, infatti. Se Bruce Wayne avesse sparato a Joe Chill, sarebbe diventato un criminale, sarebbe diventato Joe Chill che spara alle persone e che crea orfani. Ci siamo capiti, no? Vi voglio raccontare un breve aneddoto, se ancora state guardando il video. Io avevo una compagna di classe, una ragazza bella e intelligente, molto intelligente, se pensiamo che era giovane, chiaramente, quando andava a scuola. Questa ragazza era grassa, ma io credevo che avesse proprio i fianchi larghi. Sapete, no, la genetica è un mistero. C'è gente così, c'è gente così. Io credevo che avesse i fianchi larghi, invece no, questa ragazza era proprio grassa di circonferenza. Era un UFO. Era un UFO. L'ho rivista 7 anni dopo, così. Non sto scherzando, ragazzi. Tant'è vero che ho chiesto a degli amici in comune, ma si è segata le ossa. Vi giuro che credevo. Avete presente, ragazzi, quando vedete una persona così grassa e torna così? È diventata un chiodo, una velina, una Kate Moss. E questa ragazza me lo ricorderò sempre, me lo ricorderò sempre. Questa ragazza mi diceva, perché parlavamo, visto che eravamo i pochi con un cervello, parlavamo spesso, mi chiedeva, perché dobbiamo adorare quello che la società ci fa, ci mostra per bello? Capite cosa vuol dire, no? E mi ricordo che aveva in mano una rivista. Lei si portò una rivista da casa, c'era una modella, e non mi ricordo se si limitò a guardarla o se tipo l'ha bucata con la penna, non mi ricordo che azione fece, fece qualcosa a questa rivista. Lei disse perché la società ci fa adorare queste cose. Ed è vero, la società ci bombarda dicendo che se vuoi essere una femmina bella, devi essere come Belen, devi essere come si chiama quel brutto canale, Elisabetta, quella là. È vero, ragazzi, la società ci dice che se vuoi essere accettata, devi essere in un determinato modo. Questa ragazza non era così. Era grassa, ma aveva comunque un viso adorabile. Era grassa solo di vita, non sto scherzando. E io poi la rivedo. E lei è diventata esattamente come le persone che lei schifava. Il paradosso, ragazzi. Lei, questa ragazza intelligente, intelligente, è diventata esattamente come le persone che lei insultava. E io chiesi a questi amici, ma si è segata le ossa? Mi dissero, no, ha fatto una dieta. Ha perso tipo 30 kg, 40, non lo so quanti ne ha persi. Ma è diventata esattamente come le persone che non voleva essere. Se Bruce Wayne avesse ucciso Joe Chill, lui sarebbe diventato Joe Chill. E chiaramente, ragazzi, quando una scimmia riceve solo odio, quando un animale riceve solo odio, quell'animale diventa odio. E quindi vediamo che le scimmie trattate male dagli umani diventano umani e trattano male gli umani e trattano male le scimmie. Allora, ragazzi, il film è molto bello, amplia la storia, ma se devo dare un giudizio è migliore il precedente, L'ascesa del pianeta delle scimmie, Rise. L'alba del pianeta delle scimmie, cioè Revolution, è bello, ma non come il 2011. Mi raccomando, ragazzi, ora Vespertili non vuole fare propaganda vegetariana, ma voglio soltanto che voi vi rendiate conto che il pianeta non è nostro, il pianeta è di tutti. Sapete, l'altra volta vi cito questo. Ero al porto,
Ero in bicicletta al porto, così a guardare, a godermi l'aria, l'odore del pesce mare, sono le solite cose del porto, no? Erano le 6, 7 di sera. Una signora sui 40 anni, con mamma e papà, tipo 70-80 anni, stavano dando da mangiare a dei gatti randagi. C'era anche il figlio. Se non che la famiglia viene seguita da un ragazzetto del porto. Ora immaginatevi, ragazzi, una persona che vive vicino al porto, che persona può essere? Non voglio fare il razzista, Vespertili il razzista, no, Vespertili obiettivo. Era un bambinetto basso, scuro di pelle e col taglio così, cioè lui avrà avuto 10 anni e aveva già il taglio rasato ai lati così. Quindi immaginatevi che cazzo di bambino era, da chi cazzo era cresciuto. Questo bambino seguì la famiglia e assistette alla nutrizione. Se non che il bambino piccolo, il figlio della signora, cominciò a cercare i gatti piccoli e il bambino assassino si è unito al bambinetto e li cercavano insieme. Dopo qualche minuto, il bambino del porto prende in mano un ramoscello sottile, non un bastone, un ramoscello, e cominciava a dare colpi accanto i gatti. Quindi non li voleva picchiare, li voleva spaventare, li voleva scacciare. E quando la signora disse: "Perché stai facendo questo?", il bambino ha risposto: "I gatti non mi piacciono". Non ha detto: "Odio i gatti, mi fanno schifo, li voglio uccidere tutti". Ha detto una frase semplicissima: "Non mi piacciono i gatti". Beh, non ti piacciono i gatti, quindi vuoi evitare che mangino e li vuoi colpire o spaventare. Da quando in qua, se non ti piace una cosa, hai il diritto o il dovere di rompere i coglioni a quella cosa? A me non piacciono, non lo so, le donne col seno rifatto, ma non è che vado là a dire: "Ah, tu hai le tette finte". Cioè, vi rendete conto, ragazzi, del ghiaccio nelle vene quando ho sentito questo bambino così, così, dire: "I gatti non mi piacciono"? Tu a 10 anni picchi i gatti perché non ti piacciono, e allora a 20 anni sarai uno di quelli che li impicca e lo scrive su YouTube. Giusto? Se tu a 10 anni picchi i gatti con un ramoscello, tu a 20 anni li scuoi e li apri e li metti le foto su Facebook. È così. Solo perché i gatti non mi piacciono. Però poi c'è il cane, che è il miglior amico dell'uomo, e allora tutti sono cinofili. Cinofili. Tutti sono cinofili, tutti amano i cani. Certo, dai un calcio nei coglioni al cane e lui scodinzola perché ti ama. Ma il gatto col cazzo che scodinzola. Ecco perché il gatto non è il miglior amico dell'uomo. Perché il gatto non ti scodinzola, figlio di puttana, te lo devi guadagnare. Nessuno farebbe mai male a un cane perché è il miglior amico dell'uomo. Il gatto, beh, ma è chi quelle bestie che si infilano sotto le macchine? Certo, se tu evitassi di andare a 60 all'ora in città, magari. Capite, ragazzi? Fare del male a qualcosa soltanto perché, beh, non mi piace. Non ti piace. Quindi mi stai dicendo che, seguendo la tua logica, io potrei farti del male se tu non mi piacessi. È così, giusto? Io posso farti del male o fare del male a qualcun altro, perché no, vabbè, non mi piace, non mi piace. No, non si può, perché gli umani non si toccano. Gli animali sono delle bestie, possiamo fare del male agli animali, ma gli umani sono superiori, quindi tu non puoi ammazzare un umano solo perché non ti piace. Ragazzi, qualche mese fa ho visto un pezzo, cioè figuratevi se l'avessi visto tutto,
Ho visto un pezzo di un video di Zeb 89, il tizio con la barbetta, Zeb 89, dove spiegava, a senso suo, quella è una spiegazione, spiegava perché lui non è vegetariano. Praticamente il video, che non mi ricordo neanche quanto durava, ne ho visto circa 3 minuti, forse 2, lui spiegava che non era vegetariano perché i vegetariani rompono i coglioni, lui mangia quel cazzo che vuole, e a lui piace la Fiorentina. E subito dopo questa scena si vede una scena di lui al ristorante che mangia la carne. Questa è la spiegazione, che gran parola, del perché Zeb 89 non è vegetariano. Vabbè, contento te. Non voglio iniziare una guerra di video su YouTube, non mi interessa. Ora però voglio brevemente dirvi, brevemente, non voglio tediarvi, che ragazzi, se solo noi imparassimo a rispettare tutto, tutto, faremmo del bene a qualcun altro e faremmo del bene a noi stessi. Non fate come il bambino che picchia i gatti perché non gli piacciono. Capito, ragazzi? Non distruggiamo il pianeta perché non ci piace. Mettiamoci un attimo nei panni di quei gatti che vivono nel porto. E che mentre mangiano, arriva un bambino brutto e cretino e li picchia perché non gli piacciono. Voi state mangiando le lasagne della mamma, state mangiando la caponata, state mangiando la cotoletta, state mangiando quello che volete, state mangiando i tortellini, non lo so che mangiate. E arriva qualcuno che vi bastona in testa mentre mangiate. Perché non gli piace, non gli piace. Questa storia dei piccioni, tutti odiano i piccioni, sono tanti, sono sporchi, mi hanno cacato sulla macchina. Sono tanti perché scopano. E di certo non possiamo parlare noi, che abbiamo raggiunto i 7 miliardi. Noi diciamo ai piccioni che sono tanti, 7 miliardi. Sono sporchi, beh, sono piccioni che mangiano la nostra roba, vivono in città e quindi vengono sporcati dalla nostra aria. Quindi forse prima di dire che i piccioni sono sporchi, forse dovremmo dire che la nostra città è sporca. Non è inverosimile dire che i piccioni sono sporchi quando la città ha la merda e la spazzatura per strada. E ogni membro della famiglia ha un veicolo e le emissioni di smog sono a livelli stellari. Ma i piccioni sono sporchi. E poi, ma loro, questa l'ho sentita davvero. Ma i piccioni fanno la cacca sui monumenti e li rovinano. I piccioni sporcano, dovremmo ucciderli tutti. Con la loro cacca rovinano la città. Tu hai appena detto che i piccioni, siccome sporcano, dovrebbero essere tutti ammazzati. Hai detto questo? Sì, hai detto questo. Siccome cacano in testa, tu devi sterminarli tutti. Hai detto questo. Quindi, scusami se ti seguo nel tuo ragionamento, quindi, se noi dovessimo sterminare la razza che sporca, perché sei ancora vivo? Perché sei ancora vivo? Se dovessimo sterminare la razza sulla terra che sporca più in assoluto, tu dovresti già essere fuori dal balcone a penzolare. Non capisco cosa ci fai ancora qua. Ragazzi, io voglio che voi pensiate a voi stessi. Non come il re di questo cazzo, ma come un piccione. Noi siamo piccioni, veniamo al mondo, cachiamo nell'acqua, che poi tramite lo scarico va nelle fognature, quindi di fatto in mare, e rompiamo il cazzo a tutto. Voi che ne sapete se i piccioni non pensano lo stesso di noi? Quando fanno sai, ho visto l'altra volta un essere umano che guidava a 70 km orari, perché sono fisici i piccioni,
fatto un incidente e ha ammazzato una madre col bambino in carrozzella, inverosimile, e l'altro piccione. Dovremmo sterminarli tutti. Dovremmo sterminarli tutti. Se a rigor di logica noi dovessimo fare quello che tu hai detto, i primi e gli unici a essere sterminati dovrebbero essere gli umani. Gli umani sporcano, odiano, distruggono, feriscono, rovinano, rovinano. L'altra volta ero in bicicletta. Stavo facendo un giro in bicicletta in una frazione, diciamo, fuori città, e mentre pedalavo ho visto delle persone che stavano prendendo dei vasi da un albergo, da un ristorante abbandonato. Un ristorante abbandonato da anni, che sta cadendo a pezzi, e delle persone, chiaramente del paese, che prendevano i vasi di un luogo abbandonato. È la beffa della beffa. Lasciare che un posto vada in disuso e poi rubare le cose del posto in disuso. Questo è l'essere umano. Altro che Apes Revolution e piccioni che ti cacano sulla macchina. Ragazzi, ora chiudo, dai, ora la smetto. Se noi soltanto guardassimo il mondo e la vita dagli occhi degli animali, ci renderemo conto di quanto siamo patetici, stupidi, proprio stupidi, ignoranti e vergognosi. Noi siamo l'unica razza sul pianeta Terra che si uccide per divertimento. Noi ci uccidiamo, noi ci ammazziamo, ci picchiamo. Noi esseri umani abbiamo inventato degli sport dove gli esseri umani si picchiano. Abbiamo inventato il pugilato, che dico, mi dà millenni, però voglio dire, vi rendete conto che abbiamo creato uno sport dove vince chi picchia di più l'altro? Abbiamo creato l'MMA, due persone in gabbia con dei guanti così, che si picchiano finché uno dei due non batte sul tappeto. Questo è l'essere umano. E io non vi sto dicendo smettetela di fare arti marziali, perché io per primo le ho fatte. E io sono quello che si va a guardare gli incontri di MMA e si guarda i film e si allena. Ma cerchiamo, ragazzi, di vivere ogni giorno come se fossimo dei piccioni. Comportatevi nella vostra vita come se foste gli esseri più umili del mondo. Umili. Sì, mamma, grazie, mamma. Certo, la faccio io la spesa. Prego, passi pure. Non muoio se non attraverso in 5 secondi. È rosso, forse è meglio che mi fermo. Ho della cartaccia in mano, forse è meglio aspettare anziché lanciarla. Tanto qualche stronzo pagato la prenderà, no? Quello stronzo del netturbino è pagato per questo. Ragazzi, questi film, Pianeta delle Scimmie, Wall-E, il film della Disney, questi film ci fanno capire che noi siamo i padroni del mondo e quindi siamo noi che possiamo decidere se salvare il mondo o distruggerlo. Sì, noi siamo i padroni del mondo, sì, ma ve ne assumete le responsabilità? Oh, va bene. Noi siamo i padroni del mondo, quindi trattate questo cazzo di mondo bene. Caghereste mai sul vostro letto? Certo che no. Noi siamo i padroni del mondo, noi padroni del mondo sono i virus. No. Perché noi abbiamo gli anticorpi, a meno che il governo non crea l'AIDS-2 o l'Ebola 4. Fra l'altro, Apes Revolution si apre sul fatto del virus, che è preciso con questa improvvisa esplosione di Ebola, una malattia estinta da 40 anni. Chi lo sa? Messaggi? Casualità? Io non credo nelle coincidenze.
Se nel 2014 esce un film che parla come al solito di virus e guarda caso c'è l'Ebola in giro, chissà, chissà. Noi siamo i padroni della terra, perciò è nostro dovere trattare la terra bene, i padroni di casa, cosicché quando arriveranno gli alieni, se non ci fanno un culo così, diranno: ah, ma che pulito questo giardino! Posso fare un bagno a mare? Sì, guardi, l'acqua è pulitissima. Lo guardate io stesso, è uno specchio. E gradite qualcosa da mangiare? No, noi succhiamo i cervelli, non c'è problema. Ah, va bene, va bene. Ragazzi, andate a vedere il pianeta delle scimmie e vivete da piccioni. Un bacio.